Ricordo a te all'inizio questa sera, perché la tua passione la condivido in pieno, ma anche i contenuti di questo, pregnanti, intelligenti, di contenuto politico. Ma ancora una volta purtroppo devo dirti che è inutile. Ti ringrazio per aver lanciato al nostro partito una sciarupa, una colpa, su tematiche fondamentali. Ma rispetto a quello che hai detto, cioè anche circa il capo estivo, il sindaco sempre, insomma, piace più sulla bocca. Sul capo estivo lui ci invitò qualche tempo fa a una riunione. Noi non ci vediamo rispetto ad argomenti che appaiono scontati, ma per noi non lo sono, perché siamo trasparenti con l'altro. Gli abbiamo suggerito in quella riunione di convocare gli imprenditori locali, di sederci tutti a un tavolo, di discutere in merito a quelli che sono atti approvati dalla ex commissione straordinaria. Nulla di tutto questo. Si sarebbe dovuto avviare tramite la dottoressa Perosa, tramite gli altri suoi dirigenti, che con le voci a seguito della cacciata del presente Oliva, il dirigente accennava a mettere la nostra casetta. Come dicevo, questa dirigente avrebbe dovuto contattare tutti gli altri comuni per capire come fare a gestire questo problema spinoso. La soluzione, caro sindaco, che bacchetta di fiducia, anche in questo momento. Abbiamo detto convoca le forze imprenditoriali del territorio e parla. Così abbiamo detto anche sulla questione Carrefour. Invece no, ti sei limitato nell'ultimo intervento ieri nella conferenza dei capigruppo sulla Camera, che si è sentito sono 120 posti scannati. Ma così si fa politica, sì. Ma tu sei padre di tutta la città. Fuggi bellissimamente, puntualmente, dalle mazze, come si dice. Scappi, solo questo. E vedi Luca Scandarino, il tuo serafico intervento che ormai io non ti riconosco più. È bello che uomo di maggioranza è ben diverso da quello. Però il tuo serafico intervento non riesce questa volta a ingannare chi ti ascolta. A ingannare, perché tu con il serafico intervento che fai, lanciando questo monito al sindaco di dire riorganizzati, altrimenti anche io ti lascio. Luca, tu sei giovane come me, devi essere disposto a farlo adesso. Devi essere disposto a prendere le tue responsabilità adesso di fronte alla città. Non una volta a prendere le distanze dal sindaco, poi strizzarti l'occhio, poi ritornare lontano. Nessuno mi crede più. Nessuno mi crede. E poi alla fine, per chi non l'avesse fatto, il buon Luca Scandalino, nel suo intervento, ha detto ai signori assaltatori della diligenza di questi due anni, è tutto finito. Svegliatevi, la maggioranza è quella là del presidente Caldoro. Tutti coloro che avete creduto alla sirena Ferrara, tutti fuori, altrimenti scattereo di silenzio. Quindi voglio dire, i problemi, al di là del rinvio o non rinvio stasera che noi conceremo con tutta la nostra realtà di fronte alla città, fa emergere il suo discorso, dal suo discorso legge con forza, che si rievoca una maggioranza secca, credo di 17-15, ormai è un interrogatore, forse sì, invece prende la parola e dire mangiare. Dovrebbe alzarsi e dire faccio l'appello dei consiglieri comunali che vogliono mandarmi tutto il resto via, invece niente, non lo fa. Vuoi fare le consultazioni, eppure su questo ti diceva lui, va bene, ma se questo è denunzioso dare un, però fare le consultazioni, ma tratti oggi, prendimi più 15 giorni di tempo, se risolvi i tuoi problemi ancora una volta vedi l'opposizione, ancora una volta ti stai dicendo, se risolvi i tuoi problemi e cominciamo a parlare dei problemi della città, come gli emendamenti al bilancio circa le barriere architettoniche negli edifici privati, cioè lì che si cosa che stiamo dando. Invece tu ci paralizzate e poi prendetevi di bacchettare luce. Ma fate una registrazione interna, ma seria, perché voglio dire sta passando tempo e la gente vi guarda. È inutile che ora tuite mentre io parlo e poi dopo fate tutto il contrario. Prendetevi la responsabilità dei vostri atti. Intanto dal punto di vista formale ci dichiariamo contrari
al rinvio di questo ramo, perché è giusto che venga eletto un consiglio di revisione dei conti per poter averlo, visto che la legge lo richiede e visto che noi vogliamo votarlo. Non sarebbe male, perché come provocazione, la possibilità anche di estrarre a soldi queste persone. Ma su questo non credo che non abbiamo una possibilità, tanto su questo non ce la faranno mai ancora, perché la verità è che e loro vogliono rinviare questo consiglio comunale sui revisori dei conti per far sì che questo gruzzolo di poltroncine vada a rientrare nel calderone generale delle spartizioni tra 15 giorni. Questa è la verità. Ma questo non è che non va vicino di corso. La città ormai ne è consapevole. Ed è questo il senso di vergogna che mi dovrebbe far andare letteralmente via, ma in punto di piedi, chiedere scusa, abbiamo sbagliato, ci e vi lancio un'altra considerazione, fece la che ho fatto il sindaco, no, fece, chiedo scusa, no, mi faccio completare, Presidente. Quello che è stato capace di fare il passato in questa città è quantomeno avere la capacità di governare, facendo pure degli errori, ma con una certa capacità di mantenere un rigore, di mantenere una linea, e poi ha dimostrato di aver fatto del male per certe cose di aver fatto del bene. Poi invece si sa al primo momento avete reso tutti i partecipi dei vostri poverini giovani. Quindi prendetene atto, e caro Luca, insomma aiuto anche il mio genere, il dono della sintesi tanto caro a Mario Ratto, non lo pronunciare, perché probabilmente da parte tua questo imprimato della amministrazione non arriverà mai. E io mi sento a te e a Giovanni del Pre, nonostante Giovanni del Pre, mi sento di più che comunque a te rivolgo la testa. Quindi sii molto severo, prendi le distanze da questa amministrazione e tra virgolette dal punto di vista mediatico salva. Salva. No, guarda, invece noi bruciamo, non faccio il dibattito. E come lui non ha detto la tecnica con quello comprare all'invio e invitandoli a riflettere su questo rinvio del Consiglio Comunale, che nulla porterà di buono, anche perché a seguito del fatto che noi andremo via, a nulla serviranno le tue riunioni, le tue consultazioni, perché hai inglobato in questa maggioranza talmente di quelle persone anche che siedono purtroppo in questi banchi che sarà difficilissimo superare questo quadro. Quindi andiamo al punto, cominciamo a leggere un'opera di revisione e